voglio mettere sul marciapiede, almeno questa parte di marciapiede che si vede ancora, perché il marciapiede di questa strada, fra poco vi dirò quale strada è, a destra e a sinistra ormai non si vede più, è coperto da erbacce, immondizia varia e quant'altro, può stare in una strada di campagna, però stiamo attenti. È vero che questa è una strada periferica, però è vero anche che in questa strada ci sono 6-7 grandi aziende, le quali lavorano, danno occupazione e ricevono personaggi, commercianti, altri industriali che provengono dal nord, i quali quando notano questo stato di fatto, chiaramente dicono, ma scusate, è possibile? È possibile in quanto gli industriali che insistono in questa strada via Martire di Nassiriya pagano il servizio igienico, nettezza urbana, pulizia della strada e quant'altro. Però loro stessi mi dicono e lo scrivono che sono mesi che non vedono alcuno a venire in questa strada per pulire, per spazzare o per tagliare le erbacce. Perché quando si viene qui e si nota quello che esiste, ripeto, io mi sono messo di proposito qua su questo marciapiede qui a destra e a sinistra scendendo giù, perché qui si vede il marciapiede, ma se andate più avanti il marciapiede scompare. Gli industriali sono stanchi, quindi attraverso di noi lanciano un appello, una protesta, prendetela come volete. Ma è possibile che questa strada che dà lavoro, che ha la presenza di industrie che sono conosciute a livello nazionale e internazionale, debbano subire queste cose? Servo attraverso i serpenti, animali tutto specie, l'amministrazione cambina, una volta ogni due mesi veniva a pulire, bottone, ogni 7-8 mesi veniva a pulire, o sindaco adesso non si è proprio visto, è venuto il rappresentante da Milano, ha avuto paura di trovarsi in questa strada, ha detto se mi venite a pigliare, fuori un mercato vengo, o un navigatore, non vi dico fosse lì, un navigatore portava qualcosa, ha detto ma sbagliato un navigatore, venite a pigliare fuori un mercato, è una vergogna, questa è una zona industriale, è una vergogna.